Libera Università di Bolzano. Celebrazioni in grande stile per il quinto Dies Academicus, la festa della comunità accademica. Una festa che coincide con l'inizio delle celebrazioni per i 20 anni dell'Ateneo Altoatesino. Ma oggi c'è questa occasione del 20° compleanno, diciamo, dell'università, e quindi il mio discorso verterà proprio su questa cosa, con un po' un parallelo dall'esperienza personale di padre di un ragazzo ventenne, e quindi un po' giocato su questo passaggio da una fase di crescita adolescenza a una fase in cui bisogna anche cominciare a prendersi le responsabilità, e credo che la cosa vada molto bene anche per l'università, non solo per mio figlio. Come da tradizione, a fare gli onori di casa è stato il presidente della Libera Università di Bolzano, Konrad Bergmeister. Nelle sue parole, il valore di un compleanno così importante per la Libera Università di Bolzano, e con numeri e cifre di tutto rispetto. Abbiamo circa 3.500 studenti, ogni anno iniziano circa 1.000 studenti. Quest'anno per la prima volta si sono interessati circa il 30% di più di quelli che possiamo prendere. Questo è un dato molto positivo. Professori, abbiamo più di 200, incluso tutti i ricercatori e ricercatrici. Anche questo gruppo si sta sviluppando molto bene. Dal punto di vista della radicazione con il territorio dobbiamo ancora fare dei passi. Abbiamo iniziato adesso con degli accordi quadri, ma quelli non bastano, dobbiamo praticamente riempire le carte con fatti. Il valore di una università libera e indipendente è stato ribadito dal presidente della provincia, Arno Kumpacher. La separazione dei ruoli è il segreto del successo di un ateneo giovane e dinamico qual è quello altoatesino. Ovviamente bisogna distinguere i ruoli dell'università e dell'amministrazione pubblica. Noi ovviamente facciamo delle richieste specifiche all'università individuando le esigenze del territorio, ma sarà l'università a sviluppare poi le misure necessarie e diciamo anche i corsi di formazione che poi andranno a soddisfare queste esigenze. Ed è un rapporto sinallagmatico, cioè una prestazione e una controprestazione. Noi finanziamo l'università e otteniamo poi, speriamo, ottimi risultati per il territorio. L'importanza della collaborazione intergenerazionale è stato l'argomento di una delle due allocuzioni. Fornire gli strumenti necessari a valorizzare le competenze indipendentemente dall'età, sia anagrafica sia professionale. Per esempio, le persone intorno ai 50 anni oggigiorno hanno ancora molta energia, molta motivazione, vogliono fare nuove cose, oppure per motivi economici in tanti paesi del mondo non possono permettersi di andare in pensione. Questo sarà un grandissimo tema dei propri decenni. La Libera Università di Bolzano permette ai suoi laureati di avere successo anche ben oltre i confini provinciali. Ne è esempio concreto Florian Gallini, che ha raccontato la sua esperienza ad iniziare dagli affascinanti mercati di Dubai. Nel corso della cerimonia sono stati presentati dal rettore i professori di nuova nomina. Sono stati omaggiati coloro che, per il loro impegno e lavoro negli organi dell'università, hanno contribuito alla crescita e allo sviluppo dell'Ateneo Altoatesino. L'accompagnamento musicale della manifestazione è stato curato dal quartetto di archi del Conservatorio Monteverdi di Bolzano, diretto dal professor Andrea Repetto.